Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo filmato. Quinto pezzo della morsa e la parte fissa, se non ricordo male, 04 morsa fissa. È un oggetto molto semplice, quindi si tratta di fare questo profilo e poi andare a fare questo foro, questi due fori smussati. Allora, andiamo a fare la solita preparazione, quindi apriamo un nuovo file di parte in millimetri. E apriamo un nuovo file di disegno, sempre per controllare quel che stiamo facendo. Questo secondo file, però serve a poco, però il pezzo è molto semplice, perché il pezzo è molto semplice. Vabbè, comunque facciamo la solita trafila, nuovo disegno europeo in millimetri, solita suddivisione dello schermo in tre parti, fianca verticalmente. Portiamo questo file che andremo a mettere in tavola, disegno 1, dove andremo a mettere in tavola. Allora, lo devo staccare. Ho sbagliato e quindi mi rifaccio tutto da capo, a fianca verticalmente. Quindi qui lo dobbiamo. Eccolo qua. Parte 1, piano XY, via. Allora, piano XY, nuovo schizzo. Inquadriamolo, mi sa che non l'ha preso il comando avvia schizzo, piano XY, avvia schizzo, adesso ci siamo. Allora, solita guazzabuglio di linee, partiamo così, magari se fossi un pochino più, non dico preciso, ma un po' più aderente sarebbe meglio, ma va bene lo stesso. Ok, chiudiamo la figura e incominciamo a mettere i vincoli geometrici alla figura stessa. Allora io direi soprattutto subito di mettere una mezzeria, un allineamento in mezzeria tra questo mezzo e questo mezzo, che distrugge un po' tutto, ma vabbè, ce lo teniamo. Al limite facciamo così. Bon, poi questo lo mettiamo orizzontale, o anche quello sopra, ma quello sopra non ha questo sotto orizzontale. Poi mettiamo le perpendicolarità. Poi mettiamo il parallelismo fra questo sopra e questo sotto. Quindi mettiamo la perpendicolarità fra questo e questo e tra questo e questo. Sbagliato l'ultimo, quindi facciamo un bel undo, non era tra questo qua e questo. Allora, perpendicolarità tra questi due lati, perfetto. Poi 3 per 45 gradi, quindi qui 3 per 3. Conviene farli? Sì, direi di sì e poi dirgli che quell'altro è uguale. Allora, qui uso le quote, ma in realtà per fissare la geometria, per non mettere degli angoli a 45 gradi. Potrei anche mettere degli angoli a 45 gradi, ma comunque sempre una quota sarebbe. 3, questo è pericoloso. Ci provo. Se succede che salta la figura, torno indietro. 3. Sembrerebbe di no. 3. Ha riscalato tutto, eh. Poi facciamo che questo è uguale a questo. Poi facciamo che qui sotto c'è un 2, un 2, questi sono uguali e anche questa uguaglianza la mettiamo, questo e questo, e anche questi due sono uguali, questo e questo. Come vedete la figura sta prendendo man mano forma. Adesso andiamo a mettere le quote che ci servono. Allora, prima cosa andiamo a controllare che questo sia 3
3 adesso direi di sì, perché gli ho detto di metterlo uguale, però l'ha messo uguale ma non orientato in maniera corretta. L'uguaglianza è sulla lunghezza, non sull'angolo, quindi una misura la dovevo fissare, l'altra infatti di controllo mi dice che è corretta. Andiamo anche a mettere a posto sta quota che è andata a finire totalmente fuori. Allora, adesso mettiamo la lunghezza totale 55, la larghezza totale 55. E anche qui abbiamo un bel effetto. Nessun problema, perché adesso prendiamo questo, lo mettiamo di qua, la tiriamo corretta. Poi andiamo a dare l'altezza. L'altezza è 19 e 5, eccola qua la distanza tra le due basi maggiore e minore, 19,5. Quindi questi sono da 2, basta metterne uno perché gli abbiamo detto che sono uguali, 2. Poi. C'è rimasto questo sotto che è un 3x45, sono già uguali per cui prima quota 3, seconda quota 3 e adesso mettiamo qui anche le quote, una serve ma l'aveva già messa giusta, accetta. Comunque noi le mettiamo lo stesso, sono quote ausiliarie perché vedete sono già definite ma mi servono per controllare la figura. Accetta due quote necessarie, che quote mancheranno? Il posizionamento della figura. Allora, questo 3, scusate un attimo, lo voglio spostare fuori dalla figura. Sempre meglio non averci quote dentro. Anche questo 3 qui lo spostiamo. Perfetto. 3, 3, 2 e... Posizionamento, facciamo coincidere questo punto con l'origine. La figura è quella che ci serviva e anche completamente vincolata. Quindi lo schizzo è finito, diamo un bel fine, mettiamoci nella nostra vista casetta, andiamo a sistemare, direi di sistemare dopo l'inquadratura, è alto 5, quindi estrudi per 5. Nessuno mi vedrà di farli fuori già adesso. Posso anche comunque far così. Ormai l'estrusione l'ho presa e direi che ce la lascio lì. 5. Lo facciamo asimmetrica. Quando potete lavorare in simmetria, sempre meglio mantenerli i piani di origine come piani di simmetria dell'oggetto, se potete, se c'è la simmetria. Diamo l'ok. Riapriamo il nostro schizzo e mettiamoci anche i due fori. I due fori che sono due fori da 6, poi dopo c'hanno il loro bello svaso. Due fori da 6, quindi qui andiamo a mettere un cerchio, un altro cerchio, gli diciamo subito che sono uguali. Andiamo a mettere la quota che definisce la grandezza della geometria e adesso andiamo a pensare al posizionamento. Stanno distanti 10. Questo da qui 10, e stanno in mezzeria. No, non stanno in mezzeria. 9, 19, 5, quindi stanno 9 da questo spigolo sopra, quota, ne quotiamo uno e poi il resto lo allineiamo, 9, e poi allineiamo orizzontale questo con questo. Fine. Adesso l'estrusione chiaramente è da correggere perché non tiene conto delle isole che abbiamo creato, quindi modifica lavorazione perché è tornato sullo schizzo, non lo so. Modifica lavorazione. Ecco, se tocco dentro, vabbè. Tiriamo via i profili, questo, e facciamo così. Quindi ho tolto la vecchia selezione e adesso faccio la nuova selezione. E in questo modo mi viene il pezzo forato. Do l'ok, con i due fori mi mancano solo gli svasi. Adesso
Sono due svasi, 2 per 45 gradi, perfetto. Allora, svaso, smusso. Nel caso di un foro si chiama svaso, ma comunque il comando è sempre questo. Qui ci mettiamo due, gli spigoli, questo qui sono distanze angolo 2 per 45, oppure questo delle distanze uguali. Questo facciamo lo spigolo e questo 2, 2. Ok, applica e nulla perché non ce ne abbiamo altri da fare. Direi che il pezzo è finito. Controprova, controprova, e cioè le proiezioni ortogonali. Andiamo qui e facciamo. Beh, innanzitutto dobbiamo salvarlo. File, salva con nome. Salva con nome. 04 mossa fissa 00 filmato. .ipt. Poi andiamo qui e andiamo a fare la vista base, che non è questa, ma bensì questa, con una scala di qui è 3 a 2 e qui facciamo lo stesso 3 a 2 e poi facciamo basta perché dobbiamo fare una sezione. Questa c'è, adesso facciamo la nostra sezione su questa vista. Ok, mettiamola qui e ci siamo. Andiamo subito a tirar via questo 3, la scala da qui che non serve. Ok, spostiamo AA dove non ci impicci. Perfetto, e mettiamo le quote. Mettiamo le quote sulla vista principale, la maggior parte stanno lì. Allora, le quote prima gli assi. 1, 1, 2, su tutte e due le viste metto gli assi, 1, 2, lo allungo, passiamo di qua, allora, 1, 2, anche questo lo allungo. Poi qui ci sono, sotto ci sono, direi che li ho messi tutti gli assi, ma cominciamo a mettere le quote. Partiamo dalla figura principale, dalla vista principale. Allora, nella vista principale abbiamo la lunghezza globale che è 55, quota, la larghezza globale che è 55, da qui a qui e la mettiamo qui. Poi abbiamo i due fori. Allora, questo 6 e questo 10 e poi abbiamo subito, mettiamo a posto lo stile tirando via gli zeri finali dopo la virgola. Allora, via gli zeri finali, lo tiro via anche dalle, non gli iniziali, perdono, anche dai gradi, tante volte ci fosse qualche grado, mi sembra di no. Sì, c'è qualcosa, mi sa che è esatto, 3 per 45. Poi facciamo quindi 6, 10, 55, cioè le due annotazioni, le due quote, da qui a qui, 8 e 75, e questa è un po' una sorpresa, nel senso che credo che questo sia un errore. Allora facciamo anche la seconda quota, 19,5. Però io ho quotato, esatto, questo 8,75 è un errore mio di quotatura, perché io avevo quotato l'asse, che giustamente essendo un asse sta in mezzeria, invece devo quotare i fori. Allora rifacciamo la quota per la posizione dei fori, da qui a qui è 9, e quindi anche questo è corretto, 9, 19,5, la posizione dei fori orizzontale, quota da qui a qui, 10, perfetto, da qui a qui 10, perfetto, e fino a qui l'oggetto è esattamente lo stesso, i due smussi, 19, queste ci sono tutte, questo spigoletto qui da 2, allora quota 2, perfetto,
Gli smussi. Allora, questi smussi io non li ho quotati con il comando smusso, perché farebbe uno smusso, vedete, quotato in questa maniera 3x45 gradi. Quindi ho fatto una quota lineare da qui a qui, e poi su questa quota lineare sono andato a correggere il testo. Quindi l'ho lasciata giù e poi testo. 3 spazio per 45 gradi. Questo è il modo di quadrare gli smussi secondo le norme. Perfetto. Devo farlo anche sotto, 3 per 45 gradi, lo faccio. Le norme di disegno, quindi da qui a qui, portiamo fuori. Testo 3 per 45 gradi, e anche questo è fatto. E quindi fino a qui la vista principale ha le stesse identiche quote. L'unica cosa che differisce fra i due disegni è il nome della sezione. Questa è A e questa è BB, probabilmente perché quando ho fatto questo disegno qui, prima avevo provato a fare un'altra sezione che poi non mi piaceva, e ho fatto quella che la seconda è quella che invece è andata nei dati. Qui devo mettere solo due quote, lo spessore, e lo facciamo subito. Se anche questo lo troviamo 5, perfetto. Ci siamo quasi ad aver definito tutto. Manca questo smusso, anche questo lo quadriamo secondo le norme. Quindi da qui a qui 2 e per 45 gradi ci raggiungiamo testuale, che sicuramente è così per 45 gradi. Se vogliamo essere pignoli e controllare questi smussi, facciamo questo. Allora, smusso per due. E non me lo fa fare, bello. Perché? Si era incantato con qualche ESC, credo di averlo sbloccato. Quindi questo e questo, 2 per 45 gradi, quindi è giusta la quota messa a mano. Tra l'altro messa male perché mi sono scordato il per 45 gradi, ok. E anche qua, se vogliamo controllare questi smussi, facciamo così, smusso, e lo andiamo a chiedere fra questo e questo. Perfetto. 3 volte si incanta anche lui. Ok, 3 per 45 gradi, quindi l'aver aggiunto per 45 a mano va benissimo. Quello sotto me lo evitate, tanto il pezzo è tutto simmetrico. Diciamo che anche questo esercizio è finito. Il pezzo lo abbiamo modellato, abbiamo anche verificato il modello solido che abbiamo eseguito nel filmato. Con le sue proiezioni ortogonali, le proiezioni ortogonali sono perfettamente identiche sia dal punto di vista delle proiezioni, quindi delle figure geometriche, delle due viste presenti, sia dal punto di vista delle due quote. Bene, anche qui mettete un like se il lavoro vi è piaciuto. Mi raccomando di iscrivervi al canale in maniera da essere avvisati di ogni novità, per ogni novità. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.